Cosa è il vostro programma? È davvero possibile realizzarlo? Ma la domanda sul costo del programma è una domanda molto ricorrente, diciamo, nelle campagne elettorali, nelle interviste pubbliche e quant'altro, ma in realtà sottende un interrogativo di questo tipo. Voi chiedete troppo rispetto alle possibilità dell'economia, ai conti pubblici e quant'altro. L'interrogativo è sempre quanto costa il lavoro, quanto costano le pensioni, quanto costa la sanità, e quindi bisogna ridurre il costo del lavoro, contenere la spesa previdenziale, limare sulla sanità e quant'altro. Perché? Perché così vogliono le leggi dell'economia, come se fosse l'economia un dato naturale al di sopra della società e della storia. Noi rovesciamo esattamente questo tipo di discorso. L'interrogativo che noi poniamo è quanto costa il capitalismo? Per le condizioni del lavoro, della salute, delle pensioni, per il futuro della giovane generazione. Questo è il punto vero. Ed è un costo parassitario, gigantesco. Potrei fare mille esempi da questo punto di vista. Ne farò uno solo, che però li riassume tutti. La questione del debito pubblico. Ora, cosa succede? Succede che in tutti gli stati capitalisti, Italia inclusa, in particolare in questa epoca di crisi negli ultimi 30 anni, si sono progressivamente ridotte le tasse sui profitti, le grandi imprese, i grandi patrimoni e quant'altro, perché nella concorrenza del mercato globale, per attirare gli investimenti, bisogna garantire condizioni competitive agli investitori, per intenderci. Benissimo. E tra l'altro per abbassare le tasse progressive sui profitti si sono limate le pensioni, la sanità, la scuola, il lavoro e via dicendo. Questo è un primo elemento. Ma soprattutto, riducendo progressivamente le tasse sui profitti, si sono creati dei vuoti di bilancio. E a questo punto gli stati e i governi cosa fanno? Ricorrono al debito pubblico. Cos'è il debito pubblico? Il debito pubblico è la vendita di titoli di Stato a chi li compra. Chi è che li compra? Le grandi banche, le grandi compagnie d'assicurazione, le grandi imprese. Per pagare il debito pubblico alle grandi banche, alle grandi assicurazioni, alle grandi imprese e per pagare gli interessi sul debito pubblico, che in Italia all'anno sono mediamente tra i 60 e gli 80 miliardi di soli interessi, tutti versati alle banche, per reggere questa cosiddetta compatibilità economica, questo costo del capitalismo, si tosa il lavoro, la sanità, le pensioni e quant'altro. Bene, noi siamo l'unica organizzazione del Movimento Operaio Italiano che dice cancelliamo il debito pubblico nei confronti delle banche, delle compagnie d'assicurazione, delle grandi imprese. Ripudiamo il debito, non paghiamo il debito, rivendichiamo la nazionalizzazione delle banche, senza indennizzo e sotto il controllo dei lavoratori, che è anche l'unico modo per trasformare la banca da strumento di rapina in uno strumento di sostegno dell'economia e magari della transizione ecologica dell'economia. Naturalmente, rivendicare l'abolizione del debito pubblico verso il capitale finanziario significa mettere in discussione l'intera organizzazione capitalistica della società, appunto una prospettiva di rivoluzione e di governo dei lavoratori. È l'abolizione del costo del capitalismo per la società.